esercitazione antincendio in corso, spostarsi dalla corsia, grazie. Pensavamo di essere bloccati, proprio bloccati e non poterci muovere, invece no, con qualche attenzione da parte dagli ambulanti riusciamo a passare bene, riusciamo a garantire l'arrivo in tempo in via Roma. Sì, allora era quasi 20 anni che non si faceva un'esercitazione, quindi l'amministrazione ha voluto anche procedere a una rivisitazione dell'area mercatale proprio anche in seguito al rispostamento del mercato nella ubicazione originale. Sì. Quindi abbiamo attenzionato tutti gli ambulanti a rispettare scrupolosamente tutti i segni indicanti le dimensioni del banco, proprio per fare degli accorgimenti al fine di garantire al massimo la sicurezza in caso di non solo antincendio, ma anche del passaggio di un'ambulanza o in caso di passaggio di altri mezzi di soccorso. Quindi era indispensabile dare un segnale che il rispettare le regole va a vantaggio di tutta la collettività. La regola aurea è 3,5 metri? Esattamente. In ogni spazio del mercato ci deve essere come minimo 3,5 metri di passaggio per i mezzi di soccorso. Quindi devono particolarmente attenzionare anche le parti superiori del banco, quindi tende e tendoni. È vero che la maggior parte di questi adesso ha un'apertura e una correzione automatica, come avete visto, e quindi è comunque indispensabile la collaborazione e il rispetto di tutte le norme, come abbiamo richiesto agli ambulanti. Nel caso in cui vedessimo prossimamente alcune irregolarità, saremo prontamente disposti ad adottare tutti i provvedimenti necessari al mantenimento di questa situazione.